Segnali predittivi e conseguenti strategie di intervento, quali sono? I segnali predittivi sono molti e soprattutto dobbiamo stare molto attenti nei primi 3 anni di vita, perché il linguaggio si struttura proprio in questo periodo. Segnali predittivi dipende se il bambino è un cattivo parlatore, cioè pronuncia male le parole, non parla o non capisce, oppure tutte e due le cose. Segnali predittivi sono questi, ma soprattutto è importante l'intervento precoce. Io credo molto in questo perché la plasticità del sistema nervoso consente, nella precocità e nella tempestività dell'intervento, quando il bambino parla male, quando il bambino non sta attento, quando il bambino non capisce, quando il bambino ritarda nell'espressione verbale, di intervenire immediatamente, perché possiamo, a meno che non ci siano gravissimi danni, ma allora ci sono anche altri segnali, altre problematiche, possiamo intervenire molto bene e risolvere il problema. Un intervento preventivo di che genere? L'intervento preventivo, quello sarebbe uno screening, cioè sarebbe di aiutare i genitori attraverso le pediatrie di base, perché non possiamo portarli tutti in un servizio specialistico, oppure all'inizio della scuola materna, con alcune piccole schede, alcune piccole domande, con dei questionari per capire com'è questo bimbo. Da un punto di vista tecnico, quale sarebbe l'intervento? La logopedia, la logoterapia, però in qualche caso si può abbinare anche al percorso cosiddetto psicomotorio, perché il bambino magari non ha un deficit di attenzione, ha delle difficoltà motorie, una goffaggine, altre problematiche, oppure anche con il sostegno alla famiglia attraverso lo psicologo.